Eccoci qui, cari amici, dopo un paio di giorni rispetto all'ultimo video, sì, dedicato appunto alla nostra grande voglia, al ritorno del grande calcio. Ci siamo quasi. Il 5 di agosto ripartiranno la maggior parte dei top campionati europei, poi diciamo, sappiamo purtroppo noi italiani siamo gli ultimi. Chissà questo difetto quando ci passerà. Bene, parliamo di Formula 1. Formula 1 che è in cui è terminata la prima parte della stagione, quindi facciamo, come dicono al titolo, un bilancio di metà stagione. Bilancio di metà stagione che, prima di andare a dire un po' i nomi e i numeri di questa prima metà stagione, sicuramente c'è da tenere conto come, diciamo, anche se per quanto riguarda c'è una sorta di pressoché più o meno duello costante tra la Ferrari e la Red Bull, quindi Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, è ovvio che però chi ha visto tutti i Gran Premi, o quasi tutti i Gran Premi fino a questo punto, diciamo che è mancato qualcosina alla Ferrari, magari in termini di strategia o, insomma, alcuni errori in alcune circostanze, in alcune situazioni. Comunque, sembra, tenendo in alto la mano sul 5, in riferimento a forza cavallino rampante di Maranello. Allora, di preciso siamo arrivati, questo fine settimana ci sarà il 13° appuntamento stagionale con l'Hungarian Grand Prix. Partiamo dal primo Gran Premio, che è stato quello del Bahrain, dove la pole position è andata a Leclerc. Giro veloce Leclerc, pilota che ha vinto Leclerc, costruttori Ferrari. Arabia Saudita, pole position di Perez, giro veloce di Leclerc, invece questa volta ha vinto Max Verstappen, costruttori vincitori del Gran Premio Red Bull. Australia, pole position Leclerc, giro veloce Leclerc, vincitore Leclerc. Quindi già vediamo come tra il primo e il terzo ci sono state comunque due triplette tra pole position, giro veloce, vincitore e in Australia appunto anche la Ferrari come costruttori. In Emilia-Romagna, che è uno dei due Gran Premi italiani, Max Verstappen pole position, giro veloce, Max Verstappen, stesso pilota anche a vincere. Red Bull, che vi dico subito, come costruttore ha vinto da questo Gran Premio l'Emilia Romagna, che è stato il quarto fino al nono, quindi 5 Gran Premi di fila che come costruttore hanno vinto Red Bull, il quinto in terra stella e striscia americana Miami, pole position di Leclerc, Max Verstappen giro veloce, vediamo Verstappen vincitore del Gran Premio. In Spagna Leclerc pole position, Perez giro veloce, Verstappen vincitore. Monte Carlo, Monaco di Francia, Leclerc pole position, Norris giro veloce, Perez vincitore. Quindi qui, sì, se non sto vedendo male, è stata la prima di questa stagione tripletta diversa. Come anche poi segue nell'ottavo appuntamento in Azerbaijan, Leclerc pole position, Perez giro veloce, Verstappen vincitore. Nono in Canada, Verstappen pole position, Sainz giro veloce, Verstappen vincitore.
Poi Inghilterra, British Science Proposition, Lewis Hamilton, giro veloce, Sainz vincitore, costruttori vincitori, Ferrari, undicesimo, Austria, Verstappen Proposition, giro veloce, sempre di Verstappen, vincitore, Leclerc, costruttori vincitori, Ferrari, Francia, domenica scorsa, pole position Leclerc, giro veloce Sainz, vincitore Verstappen, Red Bull, vincitore costruttore. Quindi possiamo dire, ad occhio, vedendo queste statistiche, che per esempio pole position Leclerc ne ha già 7, sì, 7 se non vado errato. Verstappen invece ne ha 3, quindi sulla pole position, giro secco, come ormai sappiamo tutti, Leclerc va alla grande. Giro veloce, qui abbiamo un po' di misto, perché Leclerc primi 3 appuntamenti e poi, caso strano, non è mai fatto più il giro veloce, perché poi ne abbiamo per esempio 3 di Verstappen, 2 di Perez, 2 di Sainz, 1 di Hamilton, vincitori, a parte l'alternanza, anche se non molto spesso, tra Verstappen e Leclerc. Anche se vi dico con precisione, per esempio, che Verstappen al momento ha vinto 4, 7 Gran Premi, Leclerc ne ha vinti 3, Perez ne ha vinto 1 e Sainz 1, mentre Mercedes al momento né Russell né Hamilton sono riusciti a vincere ancora un Gran Premio. Chiudiamo il video, scusate a volte magari qualche dislessia, con la vediamo, che è la classifica, se le classifiche ci sono, allora abbiamo in testa sappiamo Verstappen, poi abbiamo Leclerc che segue, Perez, Sainz, Russell, Hamilton, questi diciamo i primi sei. In verità vi dico che avevo controllato ieri e avevo notato che c'erano anche i punteggi totali fino a questo punto, anche dei piloti, ma ora non li ritrovo. Comunque, vedo che anche qui c'è la stessa cosa per i costruttori: prima la Red Bull, seconda la Ferrari, terza la Mercedes, quarta l'Alpine, quinta la McLaren, sesta la Alfa Romeo, settima la Ferrari, ottava l'Alfa Tauri, la nona l'Aston Martin, la decima è praticamente la Williams Mercedes. Però attendiamo. Ah, ecco qua, no, scusate, avevo commesso io un errore. Allora, i punteggi sì, ci sono. I punteggi ci sono, sì. Allora, vabbè, qui per Verstappen, sì, lui ha 233 punti, Leclerc 170, poi vediamo, insomma, c'è un distacco importante tra Leclerc e Verstappen, con un po', ecco, qui nei costruttori,
Abbiamo la Red Bull 396, Ferrari 314, Mercedes 270. Che dire, speriamo che a partire da questa domenica, anche se poi ci sarà la sosta estiva di agosto, speriamo che alla ripresa succeda qualcosa di buono per noi, insomma, senza voler male Verstappen, ma insomma, qualche inghippo anche un po' per lui, insomma, ho detto. Senza dargli un pregiudizio, ecco. Vabbè, è complesso. Io vi dico che sono convinto: se proprio Leclerc non vince il mondiale, che arriva Leclerc secondo, Sainz terzo e poi Perez quarto, Verstappen primo, e costruttori speriamo assolutamente, se non primi, secondi, prima Red Bull, seconda Ferrari e terza Mercedes. Quindi sempre forza Ferrari, noi ci vediamo alla prossima, ciao!